Lo scenario terapeutico in oncologia sta cambiando rapidamente. Sta emergendo sempre di più un approccio cosiddetto mutazionale, che prevede la profilazione genomica del paziente alla ricerca di mutazioni che possano costituire un bersaglio terapeutico e che richiede l'istituzione di team multidisciplinari dedicati, i cosiddetti Molecular Tumor Board, per poter gestire la mole di informazioni generata appunto da questo approccio. Noi ne parliamo con il professor Paolo Marchetti, che ha moderato un interessante talk incentrato proprio su questo tema e sull'oncologia di precisione, qui a Milano, dove è in corso un evento organizzato da Roche, nel quale si è fatto il punto sulle priorità e le sfide dell'oncologia di oggi e del domani nel nostro paese. Professore, in questo contesto di rapida evoluzione, rapido cambiamento del mondo dell'oncologia, sta emergendo quello che viene chiamato approccio mutazionale, approccio per il quale sono necessari dei team multidisciplinari che si chiamano Molecular Tumor Board. Ma ecco, in che cosa si concretizza questo approccio? Gli oncologi sono abituati oramai da moltissimi anni a lavorare in gruppi multidisciplinari, per lo più di patologia, nei quali vengono condivise le esperienze per far sì che un gruppo multidisciplinare renda possibili delle decisioni transdisciplinari, quindi che integrano le diverse competenze e non rappresentano solamente una sovrapposizione di saperi. Nel percorso dell'oncologia mutazionale, e solo in questo, perché queste piattaforme sono del tutto inutili nel modello istologico, nel modello agnostico, è entrata oramai in maniera stabile una valutazione multidisciplinare costituita all'interno di gruppi che sono stati definiti Molecular Tumor Board, che sono gruppi multidisciplinari nei quali sono presenti biologi molecolari, anatomopatologi, genetisti e quindi esperti di bioinformatica e di gestione di grandi dati, proprio per riuscire ad avere una comprensione di quelle che sono le molte informazioni che un profilo genomico ci può dare. Abbiamo per troppo tempo utilizzato la profilazione estesa solamente come conoscenza di questa o quella mutazione, trascurando tutto il resto delle informazioni che una profilazione estesa ci può dare. I Molecular Tumor Board sono una garanzia per i pazienti che tutto questo non accada più. Ecco, appunto, garanzia per i pazienti, ma quali sono le evidenze cliniche a supporto del valore e dell'utilità dei Molecular Tumor Board? Mentre i gruppi multidisciplinari di patologia si basano sulle evidenze derivanti da studi clinici prospettici che ci garantiscono e che garantiscono il paziente in un percorso terapeutico, i gruppi multidisciplinari che discutono delle mutazioni e delle interferenze di queste mutazioni nelle possibili risposte a farmaci a bersaglio molecolare o alla immunoterapia ancora non hanno un sufficiente livello di evidenza, per cui è chiaro che i Molecular Tumor Board debbono da un lato basarsi sulle acquisizioni già note in alcune patologie, spesso non la stessa patologia da cui è affetto il paziente, altre volte debbono effettuare percorsi, diciamo, di una valutazione più basata sulla intuizione che non su dati reali. Ecco perché tutto questo deve, a mio avviso, far parte ancora di un progetto e di un programma di ricerca piuttosto che essere trasferito nella pratica clinica quotidiana. Tutti i Molecular Tumor Board che lavorano nel nostro paese infatti hanno poi delle piattaforme per raccogliere queste informazioni e valutare ex post che cosa è successo ai pazienti in funzione di questi trattamenti. Lei ci ha descritto un po' la situazione dei Molecular Tumor Board nel presente, ma cosa possiamo aspettarci per il futuro in questo ambito pionieristico? Abbiamo la necessità di riunire in maniera importante le attività di tutti i Molecular Tumor Board secondo criteri quanto più uniformi possibili, in aderenza all'attuale normativa che presenta probabilmente ancora alcuni punti che vanno e che andranno modificati e resi più specifici per l'attività anche di ricerca del lavoro dei Molecular Tumor Board. Questo consentirà inoltre di offrire la opportunità ai pazienti di entrare in studi clinici randomizzati a livello nazionale come il Beyond the Rome Trial, che ha come obiettivo proprio quello di valutare su circa 5.000 pazienti in più di 70 centri in Italia quali sono le opportunità di queste nuove opzioni terapeutiche che la profilazione genomica estesa e soprattutto la discussione in uno specifico gruppo multidisciplinare denominato Molecular Tumor Board può garantire ai pazienti.